Angie, e restiamo sempre a New York perché abbiamo incontrato qualche giorno fa un caro amico di Patrimonio Italiano TV, tra l'altro un italiano a New York. Ma certamente, Mike, ma come dimenticare Antonio, certo, io conosco Antonio Fini, che tra l'altro voglio salutare. Ciao Anto, e ti mando un grossissimo bacio qua dallo studio virtuale remoto. E niente, cosa dire su Antonio? Antonio è fantastico, prima di tutto, e poi comunque è un fantastico ballerino, ragazzi, è un bravissimo ballerino. E non solo, il caro Antonio, credo che abbiano appena finito con le puntate, era uno dei giudici di Ballando on the Road, Ballando sotto le stelle, appunto con Milly Carlucci. Quindi seguitelo perché veramente ne vale la pena. Ciao Luigi, ciao Mike, un grande saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV. Si è conclusa la finale di Ballando on the Road e io sono felicissimo perché nonostante tutto siamo riusciti e tornati a danzare dal vivo. Milly Carlucci ha veramente trovato grandi talenti in giro per l'Italia con tre tappe, nord, centro e sud, e i ragazzi sono riusciti ad allenarsi anche da casa ed è stato veramente bello poterli vedere in scena ed abbiamo trovato dei grandi talenti. Come ogni anno è sempre veramente difficile scegliere chi portare al nostro Festival di New York perché il talento è tanto. Quest'anno ho deciso di portare con me due ragazzi molto giovani che sono Maria Carol e Gabriel Chiappetta, che sono arrivati in finale a Ballando con le Stelle. Però ho scelto anche un ragazzo che non è arrivato in finale, ma che merita veramente di venire con noi a New York e si chiama Leonardo D'Onofrio. Il festival nasce inizialmente nel mio paesino in Calabria e poi si sviluppa subito a New York, dove a New York ho visto che gli italiani hanno veramente dato tanto alla danza e quindi ho creato l'Italian International Dance Award per dare un premio a questi italiani all'estero. E quindi ora siamo sempre più impegnati a cercare i talenti giovani e dare i premi alla carriera. Quest'estate, ad agosto, la manifestazione si svilupperà con una summer school e poi la performance in teatro. Quindi i ragazzi che hanno vinto hanno la possibilità di studiare con i maestri di New York e poi di esibirsi all'interno di un bellissimo teatro di New York. Io sono arrivato a New York la prima volta nel 2004 per un stage estivo e mi sono innamorato della città. Per i ballerini, per tutti i ballerini, penso che il sogno più grande sia quello di danzare a New York. Ho ricevuto quell'anno una borsa di studio e sono tornato. Da lì ho preso un contratto nella compagnia dei giovani della Martha Graham e pensavo di rimanere soltanto 6 mesi. Sono diventati 14 anni, ho fatto prima il visto artistico, poi ho ricevuto la green card come artista e proprio qualche mese fa sono diventato cittadino americano. L'essere stato riconosciuto come artista in America è veramente un passo molto importante. E poi diventare cittadino americano è stato bello perché quando mi hanno preso la green card pensavo un attimo, no, di sentirmi dispiaciuto. Soprattutto per il grande lavoro, e invece poi è stato bello perché adesso io non ho più bisogno di un riconoscimento per entrare. Io sono americano ed è una bellissima soddisfazione di far parte di un paese che comunque valorizza la mia arte e quindi mi sento a casa, mi sento americano. Ovviamente mi sento anche italiano, mi sono sempre sentito cittadino del mondo, però questo riconoscimento mi piace e sono felicissimo di avere due passaporti. E penso che sia la cosa più bella, avere una famiglia naturale che vive in Calabria, una famiglia artistica che è internazionale. E quindi questo collegamento, già dal primo anno il festival è diventato un ponte, no? Tra la Calabria e New York, subito anche tra l'Italia, perché da tutta Italia vengono in Calabria per studiare con i maestri americani e quindi trovare la possibilità di arrivare a New York. Pensa, io dicevo nel 2004 sono andato a New York, ho preso lì una borsa di studio. Nel 2014 i primi ragazzi che sono venuti a partecipare al festival hanno preso la stessa borsa di studio e adesso lavorano a New York. Quindi
Quindi aver dato questa possibilità in un piccolo paese, Villa Piana Lido, è stata una grande soddisfazione. Era una bellissima lezione sulla spiaggia perché Villa Piana Lido si trova sul Mar Ionio, abbiamo una delle coste a mio parere più belle, con una sabbia che ci permette di fare lezione appunto sulla spiaggia, dove i ragazzi si ritrovano a fare anche delle piccole acrobazie, alcuni di loro che non hanno mai provato, e quindi, come dire, facciamo sempre in modo che loro possano sperimentare cose nuove. Un momento anche poi per i turisti della nostra città di vedere quello che succede ed è veramente molto bello perché tra i nostri allievi ci sono anche ragazzi americani che noi portiamo in Italia anche con delle borse di studio offerte da una fondazione che è creata poi proprio da un'italiana, Louise Filippelli, che dà la possibilità a questi ragazzi di venire a fare questa esperienza. Ci sono sempre tanti, tanti progetti in cantiere, sicuramente uno mi sta a cuore, è quello di portare sempre di più in telecamera quella che è la danza. L'ho fatto nel 2017 con un documentario, Dance the Audition, che adesso è su Rai 5 e anche su Amazon Prime. L'idea di portare quella che è la danza, non solo la danza televisiva, perché c'è una grande differenza dalla danza che abbiamo in televisione, di intrattenimento, e quella che invece avviene poi nei teatri. E quindi la possibilità di aprire questo mondo teatrale però alla televisione. Quindi magari con un TV show dove andrò in giro per New York a fare le lezioni e anche a far vedere dietro le quinte di tante compagnie. Vi aspetto a New York, mi aspetto sempre anche in Calabria per rinforzare questo ponte tra l'Italia e New York City. Un saluto a tutti gli spettatori e buon Natale e buon anno e vi aspetto presto ai nostri festival.